Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine da Dario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Sostituiamo ogni tipo di porta blindata aventi chiavi e doppia mappa utilizzando le nostre serrature a cilindro europeo anti-bumping, brevettato per la ditta da Dario SRL. Dopo due gare esterne il Foggia torna allo Zaccheria per affrontare il Poggi Bonsi. La partita d'andata terminò 1-0 con la zampata decisiva di Bomber Giglio sugli sviluppi di un calcio d'angolo al quarto d'ora del primo tempo. I giallorossi hanno poi subito un'altra sconfitta per 2-1 contro il Lamezia, prima di ritrovare la vittoria nel derby casalingo contro il Gavorrano per 1-0. Il girone d'andata si chiude con il pareggio a reti bianche ad Ischia, seguito da altri tre pareggi. Dopo l'altro 0-0 contro la Casertana arrivano infatti quello per 2-2 contro l'Arzanese e quello per 1-1 a Teramo, prima della vittoria per 1-0 a Sorrento. I Leoni incappano però poi in una serie negativa di ben 9 turni, che ha inizio con la sconfitta per 2-1 subita a Castel Rigone. In seguito arrivano il pareggio casalingo per 1-1 contro il Melfi e 3 sconfitte consecutive. 3-0 ad Aprilia, 2-1 in casa contro il Messina e il pesante 4-0 subito a Martina Franca che costano il posto a Tosi. Al suo posto viene ingaggiato Archimede Graziani, che finora però non è riuscito a ritrovare la vittoria, conquistando 3 punti in 4 partite grazie ai pareggi senza gol contro Aversa e Chieti, divisi dalla sconfitta per 1-0 a Cosenza e il pareggio nel derby contro il Tutto Cuoio per 1-1. Il Foggia, reduce dalla roboante vittoria per 6-1 in quel di Castel Rigone, sembra aver ritrovato la forma e i suoi due goleador. Riuscirà a sfruttare il primo match ball promozione battendo i giallorossi?